Secondo me ci può sta, ci può sta perché c'erano tanti osi che erano a sfavore nostro. Vabbè, chiaramente il fatto di giocare in trasferta contro una squadra che secondo me è una delle candidate per una possibile promozione o perlomeno per un piazzamento nei playoff. C'era il discorso degli infortuni, insomma, di gente che mancava, soprattutto nel reparto offensivo, vedi vantaggiato e fedato in primis. Tra l'altro poi c'è stato anche verso, quanto è stato, 15, 15esimo, 20esimo minuto del primo tempo, tra l'altro per aggravare la situazione anche l'infortunio che non so come poi si sia sviluppato, diciamo, cioè come sta ora di Vajušić, sempre se si pronuncia così, e quindi secondo me ci può stare ad aver perso male fra l'altro. E niente, chiaramente mi dispiace perché spero sia solamente, appunto, come dia sempre, una casualità condizionata appunto da svariate cose, però diciamo per ora si è creata questa miniserie che si spera già dalla prossima possa interrompersi, miniserie sconfitte. Al contrario però della partita precedente, diciamo, nella Vale la sconfitta era per il mio, se non completamente quasi meritata, stavolta appunto è stata secondo me parecchio meritata, perché tutti i meriti vanno a Cesena e addirittura dal punto di vista del risultato ci è andata bene, nel senso a livello dell'ampiezza, perché secondo me poteva essere un dio morto però un po' più ampio, perché il Cesena veramente ha avuto quasi sempre, se non sempre addirittura, il pallino del gioco. Anche il Cesena non ha sfruttato, anche se vabbè, comunque ha vinto, tutte le occasioni che ha creato, sia per, diciamo, poca concretezza, ma anche un po' per sfortuna. Vedi il palo che ha preso il primo tempo, mi pare, con Ragusa, se non sbaglio. E quindi, diciamo, complimenti al Cesena, nel senso, vittoria meritata. Diciamo, c'è stata una meritocrazia in questa partita lì. E appoggio la partita per fare, diciamo, un resoconto molto molto sintetico, sintetizzato. Diciamo che per chi non l'ha vista, a parer mio, soprattutto nel primo tempo, è stata, diciamo, una sorta di déjà vu nel rivedere la partita, appunto, nella partita precedente, ovvero quella lì, diciamo, con Osta, Livorno Spezia. Diciamo, noi siamo trasformati in uno Spezia, non dal punto di vista del risultato e poi del far gol, anche perché se ne è fatti, però diciamo dal punto di vista delle prestazioni. Ovvero che, come ho detto prima, soprattutto nel primo tempo, il Livorno. Vabbè, Livorno, sì, dai, volevo fare discorso con lo Spezia. Vabbè, comunque il Cesena ha avuto il pallone del gioco, ha creato molte occasioni, però non ha finalizzato niente, non ha concretizzato niente. E Livorno, uguale allo Spezia, a livello di statistiche, mi sto riferendo dell'altra settimana, ha fatto addirittura, mi pare, due tiri, fra l'altro, nemmeno uno in porta il primo tempo. Bene. Il secondo, il Cesena ha continuato, ha continuato, ha continuato, tra l'altro poi ha voluto fare il gol, e il Livorno ha provato a fare qualcosa di più, però niente, si va a vedere le statistiche per essere un pochino più, anzi un po' meno superficiali, vi dico solo che il Cesena ha fatto il doppio per quanto riguarda la le statistiche offensive, sei tiri in porta, tiri fuori, tiri, quello che vi pare, ha fatto il doppio di Livorno, fra l'altro. Quindi niente, come ho detto prima, è stata una sorta di déjà vu, parti invertite, perlomeno Livorno posteriore, se diciamo, cioè, come ho detto prima, se avete capito, lo ripeto l'ultima volta, Livorno Spezia, il Livorno dell'altra settimana è diventato il Cesena. Lo Spezia l'altra settimana è arrivato a Livorno, al contrario dello Spezia alla fine non si è fatto gol, poi per il resto è verosimile, diciamo, la partita è stata verosimile, la prestazione. E niente, è andata così. L'unica cosa che spero è che questa sconfitta, diciamo, meritata, soprattutto dal punto di vista della prestazione, spero che non possa influire per il prosieguo del campionato, anche perché siamo all'inizio. Ovviamente è dispiaciuto perché sì, chiaramente anche dal punto di vista del risultato, però non mi aspettavo una prestazione così, nonostante tutte le cose che, come ho detto all'inizio del video, che hanno condizionato la partita.
E la cosa che mi preoccupa un po' è, siccome non so di preciso quanto debbano stare fuori Fedato e Vantaggiato, che secondo me sono, diciamo, quei titolari veramente, veramente importanti per quanto riguarda la zona offensiva. La cosa che mi preoccupa è, se in attacco mancano loro, il Livorno deve sempre giocare così? Perché davvero, ieri il reparto offensivo è zero. Sarà stato che Dia Giotto Bonino, che è giovane, e questa sapete, e altro. Questo è il fatto che, anche se giova in trasferta, magari forse, boh, in caso cambia qualcosa, ma la vedo molto dubbia l'osa, che, tra virgolette, è un po' da sistemare questa sapere, perché ieri è stato un po' imbarazzante, non Bonino, di proprio tutta la squadra, però soprattutto il reparto offensivo. Poi chiaramente io, non è che arrivavano palle e l'attacco non sapeva gestire, no, sono arrivate anche poi palle, Krabi Power, Joe è stato quello lì che è stato, ma insomma la prestazione è stata, diciamo, piuttosto negativa per tutta la squadra, però in particolare il reparto offensivo, la mia preoccupazione è che se manca loro vedo che Livorno soffre parecchio e secondo me è un po' da sistemarlo, so perlomeno provare a fare qualcosa, magari boh, da il centrocampo che possa dare ancora un po' più la mano, cioè possa diventare più offensivo, ecco, che già fra l'altro lo è, però ancora di più perché boh, vabbè, è una parentesi mia così. E boh, che altro da dire? Non ci sa altro, no, prestazione brutta, speriamo appunto che sia stata una casualità e una sorta di disattenzione tutta la squadra. Quindi, boh, speriamo già domenica prossima, se non sbaglio, ci gioco contro l'Avellino in casa, di rifarci un po', magari anche in teoria, giocando in casa, oltre al fatto che il Livorno per ora in casa rende meglio, quasi sempre, c'è anche in regola il supporto della tifoseria, quindi magari può essere anche più, diciamo, gasata la squadra. E, boh, però bene. Però sono rimasto un pochino male. Dopo la serie, però resta di fatto che, e poi dopo questo davvero vi saluto, una cosa che mi ha dato un po' fastidio è vedere i classici tifosi che quando Livorno vince, Livorno squadra del mio cuore, Livorno ale 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 bla bla bla, quando Livorno perde, soprattutto dopo aver fatto un buonissimo, anzi se non ottimo, inizio di campionato, anche se c'è tuttora, ma sto riferendo alle partite vinte di fila subito dalla prima, no, non la scorsa, quella scorsa, quella ancora prima, vabbè. E soprattutto poi guardando anche l'età media, che comunque c'è una squadra, come dissi già nei precedenti video, che l'età media è veramente, veramente giovane. Cioè, hai una squadra di, spero per loro, ma spero anche per noi, perché magari possano far bene, di giocatori più o meno promettenti. Nel senso, cosa voglio dire? Voglio dire che chiaramente magari anche la mentalità, la concentrazione non è uguale a quella di un giocatore di esperienza, o perlomeno chi ha un'età maggiore, chi ha 30, 30, no, 35, vabbè, comunque, insomma, che hai bene o male una trentina d'anni, ecco. Cioè, devi vedere anche tutte le osi, e l'osa mi dispiace è vedere che appunto, quando Livorno vince siamo tutti del Livorno, quando Livorno perde, no, che siamo del Livorno, però siamo veri lì, che le critiche di va, ecco, questo mi dispiace, perché poi dici, sai, è la 120esima volta che si perde di fila, dici, oh, sono un po' rotto coglioni, e lì ti posso dare ragione. Ma è la prima volta che si perde giocando male quest'anno, anche se siamo, se non sbaglio, solo alla sesta. Giornata, ovviamente, tocca la di settima, comunque dovrebbe essere la sesta. Sembra un po' esagerato, ecco. Quindi, non so, mi dispiace la vista. Detto questo, fine del video, finisce qui. Speriamo di, come dire sempre, mi tocco, tanto per, di vederci domenica prossima, o perlomeno quando farò il video, con un altro spirito, eh? Comunque dai, io rimango, non dico fiducioso, però, chiaramente, speranzoso, perché ci può stare, oh, d'altronde, bimbi, scordiamoci che lo fanno anche le big, tutto rispetto chiaramente per il Livorno, perché per me è la squadra più forte del mondo, è la squadra più bella del mondo, però dai, essendo obiettivi, le fanno anche le big, ogni tanto qualche passo falso, guardate la Juve, che quest'anno è una squadra riconoscibile, confronto all'anno scorso, lo può fare una volta Livorno, di giù a male, Dio, non tanto il risultato, di giù a male, lo può fare una volta, dai, vediamo di, boh, di ribaltare la situazione,
soprattutto dal punto di vista del risultato, ma anche, diciamo, dal punto di vista della prestazione. Quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.